Eccoci. Adesso, Orietta, Lorella, Consue, le due, andiamo a prendere una canzone bellissima. Voi lo sapete cos'è il surf? Cos'è il surf? Con la tavoletta, quando si va, eccetera. Benissimo. Cosa vuol dire surf? Cosa vuol dire? Sapete che cos'è, non sapete cosa vuol dire? Cavalcare le onde. No. Vuol dire anche, vi dico subito, vuol dire anche quando si è davanti al televisore, per esempio, come cambiare il programma, si dice surfing, fare del surf per andare a guardare i vari programmi. Noi diciamo zappare, noi diciamo praticamente. Ecco. Ma non è solo questo, cioè in origine, sapete cos'è il surf? È l'onda quando si infrange sulla spiaggia. Quando vedete quella schiuma lì, quella è l'onda, quella è il surf, si chiama surf proprio. E quindi quella schiuma. Oppure anche, effettivamente, come dite voi, cavalcare l'onda, poi è arrivata questa cosa. Sapete qual è l'urlo che i surfisti dicono agli altri surfisti per poterli incitare a fare ancora di meglio? Lo sapete? Fanno wow, questo è l'urlo. È vero, tipo Tarzan, per poterli andare. Il surf sembra una cosa, secondo voi quando è nato? Negli anni 60 praticamente. Un po' prima? Quando? 50? Prima? 20? Negli anni 20 in California si faceva il surf, solo che lo facevano in pochi, lo sapevano in pochissimi questa cosa. Poi piano piano è arrivato, si è sparpagliato, e negli anni 60, quando ci fu un complesso con i Beach Boys, erano tre fratelli, nessuno di quelli aveva fatto il surf in vita sua. Soltanto Brian, credo che avesse messo il piede su una tavola una volta, fecero questa canzoncina che inneggiava la California. E praticamente erano isolati lì, fino a che andarono a Long Beach a fare un programma e di cantare una canzone, una che loro avevano scritto, che si chiama Surfing proprio. Allora, questa cosa è esplosa in tutta l'America. Perché? Perché li ha fatti sognare. Perché il surf, in effetti, più che uno sport, è uno stile di vita. Cioè, quando si fa il surf, si pensa che uno debba stare una vita rigorosa, sana, sulla spiaggia, eccetera. Poi, negli anni 60, ovviamente, questo si contaminò. Arrivarono anche le camicie fiori, le cose un po' colorate. Però, guardate, quello che ha fatto il surf per la California non l'ha fatto nessuno. Un altro. È stata la più bella pubblica relazione che si potesse avere, perché da quel momento in avanti tutti l'hanno fatto. I Beach Boys sono andati avanti veramente una decina d'anni a fare questo stile di canzoni, e noi stessi l'abbiamo preso. Io mi ricordo Catherine Spa quando faceva l'esercito del surf, ma adesso lo facciamo anche noi, Sara Facciolini e l'esercito del surf. Eccoli qua. Facciolini, ma che bravo! Scusa, ti ho pensato il piede. Senti, grazie ragazzi, bellissimo. Anna Larghi, non so dove tu sia, ma ti devo fare i complimenti. Sei sempre originale nei balletti. È vero. C'è poco da fare, è vero o no? È vero. Era la tua voce quella lì? Certo.
Ma pensa, canti anche. Una grossa sorpresa, perché non pensavo che tu cantassi. Vabbè, anche. Ma un passo due una volta lo facciamo io e te, o no? Un passo due? No. Beh, sì. Ah, sì. Okay. Ecco, sei troppo bella. Anna, senti, sei pronta? Voglio sapere una cosa, e tuo marito cos'è? Portiere, attaccante, cos'è? No, lui fascia destra, corre. Fascia destra. Allora, senti una cosa, ma ti guarda quando vede i programmi? Certo. Quindi ci sosteniamo. Ti ha un po' a casa anche. Beh, un sì. Po' in ritiro, per la verità. Sì, adesso è in ritiro, però adesso è in pausa per pranzo, per cui riesci guarda. A vederti allora. Ciao. Bene, complimenti. Grazie Sara, grazie al balletto, ciao a tutti e andiamo da Orietta. Sai, si è appena sposata, lei si è sposata da qualche giorno, è tornata dal viaggio di nozze da proprio due giorni prima che partissimo con la trasmissione. Pensa. E quindi e il marito ha dovuto andare a ritiro perché essendo appunto un calciatore del Genova ha dovuto andare. Quali sacrifici fanno? Eh sì, lo dice, lo raccontava lei. Perché in effetti quando c'è questo coso, proprio tu pensa appena. Ti metti insieme in fondo e poi diventa sempre più... Anch'io appena sposata sono andata in tournée.